Tutte le auto ogni tanto dormono. Quelle fortunate che diventano da collezione dormono di più. Quelle del Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, più che sonnecchiare, 3 anni fa sono andate in letargo. È un sonno ristoratore il loro, perché mentre ronfano, le une vicine alle altre, pur lontanissime per epoca e storia, servizievoli esperti le rimettono in forma e la loro grande casa, in corso Unità d'Italia, è squassata da una ristrutturazione epocale. Ma nulla turba i sogni delle veterane. Sulle strade e sui circuiti del mondo hanno visto altro. E poi non è la prima volta che traslocano. Nel 1933 le signore più anziane andarono ad abitare allo stadio comunale. Un indirizzo prestigioso, ma non il migliore, secondo i cronisti del tempo. Di sicuro mancavano saloni e servizi. E difatti il condominio, sopravvissuto alle distruzioni della guerra, cominciò a pensare quasi subito a una sede più consona, raffinata e confortevole, nella quale fermarsi per almeno mezzo secolo. Prima di proseguire in questa storia, però, dobbiamo introdurre uno di quei personaggi che spiccano nelle dediche. Il caso tipico, una figura senza il cui sostegno nulla di tutto questo sarebbe stato possibile. Carlo Biscaretti di Ruffia, classe 1879, non è soltanto un autentico pioniere dell'automobile. Giornalista, storico, geniale disegnatore, acquarellista, ha vissuto, cambiando più volte il suo punto di osservazione, l'intera parabola dell'auto. Dal primo Giro d'Italia del 1901 alla febbre delle quattro ruote negli anni del boom. Nel 1903 fu tra gli organizzatori di un'altra avventurosa spedizione tra Piemonte e Liguria con i primi automobilisti torinesi. Ecco come proprio il conte Biscaretti descrive l'arrivo. Noi abbiamo visto mobilitate sulla nostra strada intere città. Siamo sfilati tra cordoni fittissimi di italiani entusiasti e soprattutto abbiamo potuto far ammirare le nostre macchine ad interi paesi dove il nuovo mezzo non era ancora mai apparso e di cui si mormoravano cose paurose. Moltissimi sindaci avevano schierato lungo il percorso i corpi armati del luogo, guardie, pompieri, eccetera, e nelle zone in cui era più facile assistere alla sfilata facevano onore al nostro passaggio gli alunni delle scuole con i loro maestri in testa. I sindaci poi attendevano la carovana dinanzi al municipio, adorni di sciarpa tricolore ai fianchi e circondati dal consiglio al completo. Con la mostra retrospettiva del 1933, Biscaretti mette l'automobile sotto i riflettori. Conquista il grande pubblico, si guadagna la fama di esperto e fantasioso allestitore. E quando 20 anni più tardi ci sarà bisogno di immaginare un nuovo museo di livello mondiale, è ancora di lui che ci sarà bisogno. La raccolta è stata compiuta a forza di domande rivolte alle persone più svariate e girando un po' l'Italia alla ricerca di questi pezzi rari che pareva che non se ne fossero più, invece ce n'erano ancora molti. E sono stati anche ritrovati dei pezzi in circostanze curiosissime, per esempio 2 vetture erano raccolte su un fienile e abbiamo dovuto estrarle di là. Questa vettura qui per esempio era a Torino in una rimessa quasi dimenticata e così tanti altri pezzi che poco alla volta si sono adunati. Da 60 anni, Carlo Biscaretti guarda l'automobile con infinite idee.
la sua capacità di comunicatore, i suoi splendidi disegni tecnici che hanno illustrato i manuali delle vetture d'anteguerra come piccole opere d'arte. Con bozzetti e acquerelli ha messo l'auto in cornice. Tutto questo ed altro si ritrova nel suo ultimo lavoro, il Nuovo Museo, che prende forma alla metà degli anni 50 e viene costruito tra il 1958 e il 1960. Carlo Biscaretti non lo ha visto ultimato, ma è probabile che l'idea più giusta del progetto di come parlare dell'automobile ai posteri l'avesse lui in testa, chiarissima, già da molto tempo. È in questo clima che Amedeo Albertini disegna il nuovo edificio in riva al Po. Il terreno è di proprietà comunale, il finanziamento delle maggiori imprese automobilistiche. Il museo non è soltanto una scatola grandiosa in cui racchiudere una delle più belle collezioni del mondo. È il monumento all'automobile degli anni 60, che unisce il mito alla promessa di libertà, il bene finalmente per tutti, alla fuoriserie irraggiungibile, il fenomeno industriale, al brivido sportivo. Nuvolare è stato provato come corridore nel 1925 su questa macchina, ma assolutamente non era ancora maturo per guidare macchine così, perché lui veniva dalla motocicletta. Lavoro da 30 anni presso il Museo dell'Automobile. Si può dire che queste macchine le ho fatte tutte io. Allora sarà contento di vedere queste macchine così ben sistemate? Certamente. Abbiamo passato i tempi brutti, ma il signor Conte me lo diceva sempre: coraggio Pietro, ce la faremo. Questa macchina l'abbiamo costruita noi fratelli Temperino. E quante ne avete costruite? 1600. Cosa costava e cosa pesava? 2000 lire, pesava 300 kg. Circa 6 lire al chilo. Questo ragazzo della via blu si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse: vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Il museo dell'automobile è ancora un bambino, ma il trasporto a motore in Italia cresce a velocità incontrollata. Più che una crescita, quella dell'auto e in generale del trasporto su gomma è una ipertrofia che condizionerà lo sviluppo del paese, il territorio e l'ambiente e cambierà il nostro modo di vivere. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Mio caro amico. Mentre l'automobile viaggia attraverso il grande rinnovamento culturale degli anni del boom, la crisi energetica, l'impennata dei consumi degli anni Ottanta, il suo museo è meno rapido nel seguire i capitoli di questa storia, sempre più articolata e frenetica. E sentirò l'amico treno che fischia così. Passano gli anni, ma 8 sono lunghi. La collezione intitolata Biscaretti è sempre più ricca, le mostre temporanee si susseguono, ma alle soglie del 2000 lui stesso si accorgerebbe che il museo parla sempre meno il linguaggio della gente. Gli amici che aveva solo case. Forse è questo che nel loro letargo le automobili del museo stanno sognando. Un modo nuovo, moderno di raccontare la loro storia nel XXI secolo. Una lingua dinamica, illustrata, multimediale, che parta dall'oggetto prezioso e lo accenda di nuova vita per chi oggi viene, lontano nel tempo, a interrogarlo. Yeah.
se vogliamo che tutto cambi, questa volta bisogna che tutto cambi. Così hanno pensato progettisti e manager, una volta deciso di dare il primo colpo di piccone al vecchio allestimento e a buona parte del palazzo. Il piano è dei più ambiziosi. Una completa reinterpretazione dell'edificio che ne valorizzi gli elementi di spicco, ampliandone e aggiornandone la funzione e l'aspetto. All'interno una rivoluzione totale. Il percorso di visita non è più un giro tra cimeli. Il tour diventa un'immersione fantastica nel mondo dell'automobile, esplorato a tutto campo. L'oggetto auto è sempre al centro, ma circondato di volta in volta da suggestioni, messe in scena e ricostruzioni a sorpresa, che ne raccontano la storia, le glorie, ma anche i limiti e l'imprevedibile futuro. Il nuovo allestimento, ricco di supporti multimediali, è firmato dal grande creativo di mostre e musei, François Confinot. Ma è frutto di un autentico lavoro di squadra, dove i vertici del museo hanno funzionato da anima razionale ed equilibratrice delle proposte degli art director. Perché tutto cambi, allora il vecchio condominio delle auto dormienti si trasforma. Per oltre un anno perde pezzi e si prepara a riceverne altri, quelli che escono dalla matita di Cino Zucchi. L'architetto milanese, dopo una lunga ricerca, darà una nuova pelle vetrata a tutto il complesso e raddoppierà gli spazi espositivi coprendo la corte centrale. Poi comincia la vera costruzione, 1000 giorni di cantiere che le immagini che seguono riassumono per voi in 3 minuti.